riprendendo la nostra trattazione, iniziamo ad analizzare il caso di aletta infinitamente lunga, quindi il caso in cui possiamo applicare una condizione del primo tipo all'estremità dell'aletta. L'equazione andremo quindi a risolvere, la riscriviamo velocemente qui, insieme alla condizione del contorno, è all'estremità della retta, un'altra condizione al contorno che applicherò mi porterà a dire che disegnato in n sarà pari a t infinito meno t infinito, quindi deve essere pari a 0, perché questo è t segnato, no? Che t meno t infinito sarà pari a c1 per n alla ml più c2 diviso e alla ml, questo è alla meno m. Ora, già che stiamo parlando di aletta infinitamente lunga, in realtà questa L qui tende a infinito, ok? Chiaramente questo significa che la quantità denominatore qui tende a infinito e quindi C2 su infinito tenderà a zero. Ma affinché questo primo termine sia nullo, già che la condizione al contorno prescrive che la somma di questi due termini restituisca 0, l'unica possibilità è che C1 sia pari a 0. Quindi dall'imposizione di questa condizione al contorno otteniamo che C1 è pari a 0 e di conseguenza C2 è pari a Ds meno T. Ok? Allora l'equazione del profilo dell'aletta sarà, diciamo direttamente qua, sarà t segnato di x è uguale a c2 che è ds meno infinito per e alla meno mx, ovvero t di x meno infinito diviso ds meno infinito, che è grande, abbiamo utilizzato, è uguale a e alla meno mx. Questo è il profilo della retta che abbiamo trovato in maniera molto semplice. Se volessimo diagrammare l'andamento della temperatura lungo la retta, quindi in funzione di x, la t di x andrebbe da t con s a t infinito, quindi in origine metto da t infinito, seguendo evidentemente una legge di questo tipo. E chiaramente la t, il valore di t infinito lo raggiunge per x tendente a infinito, quindi è un valore, diciamo così, tendenziale. Ok? Quindi il profilo di temperatura lungo la retta è fatto in questo modo. Ora non dimenticate che a inizio lezione, mentre finite di scrivere, approfitto per mostrarvi che queste cose sono anche sulle slide. Io, come vi avevo anticipato, le slide magari le uso poco, però tutte queste informazioni le trovate sulle slide, quindi vedete tutte le cose in base, l'elementino sul quale abbiamo fatto il bilancio stesso, e quindi l'equazione con la quale stiamo già lavorando.
questo è il caso di aletta circolare infinitamente lunga, ed ecco qui il profilo che abbiamo appena determinato. Ok? Quindi tutte queste informazioni le trovate sulle slide. Ah, mi chiudo parentesi, anche se il nostro lì è cambiato, però ci sono. Adesso ricordate che a inizio lezione abbiamo detto che siamo interessati a capire una cosa in particolare, e cioè io prendo una aletta, immaginiamo questo gessetto, e la applico su una superficie di base, la lagna, ok? Allora, questo gessetto potrebbe non avere gli effetti desiderati in termini di energia termica scambiata, cioè se io voglio far raffreddare la lavagna, che per qualche motivo è più calda dell'ambiente circostante, nel momento in cui posiziono il gessetto qui sto aggiungendo una resistenza termica in corrispondenza della posizione del gessetto. Quindi potrebbe darsi che questo gessetto in effetti ha un effetto isolante e fa diminuire lo scambio termico piuttosto che aumentare. Okay? Allora, abbiamo detto, dobbiamo essere in grado di valutare la potenza termica che la aletta scambia con l'ambiente, in questo caso cede, e giacché la temperatura non è uniforme lungo l'aletta, perché se l'aletta fosse tutta T con S, il calcolo della potenza termica scambiato sarebbe immediato. H per A per T con S meno T infinito, aletta tutta T con S. Ma è chiaro che questo è un caso limite, che idealmente io potrei ottenere solo nella condizione in cui l'aletta è costituita da un materiale con conducibilità termica infinita. Solo in questo caso l'aletta si porterebbe tutta alla stessa temperatura, pari a T con S. Ma già che nella realtà non è così, lungo l'aletta osserverò un profilo di temperatura, quindi localmente la differenza di temperatura tra la superficie dell'aletta e l'ambiente è differente in funzione del valore di x in corrispondenza del quale mi trovo, e quindi il calcolo dell'acquapunto non è immediato come potrebbe essere nel caso di aletta con capacità conducibilità termica infinita, capite? E allora per calcolare questa potenza termica abbiamo bisogno di conoscere il profilo di temperatura. Bene, l'abbiamo trovato. E ora? Beh, per trovare la potenza termica potrei seguire una strada più complicata, cioè integrare lo scambio termico lungo l'aletta, facendo ancora riferimento all'elementino di aletta, trovare l'acquapunto nota da T locale e integrare lungo l'aletta, oppure utilizzare un approccio che ci permette di semplificare e di molto il calcolo. E l'approccio è basato sul fatto che nel momento in cui posiziono l'aletta sulla superficie di base, tutta la potenza termica che questa aletta cede all'ambiente circostante, io utilizzo sempre il termine cede perché abbiamo ipotizzato che la T con S sia maggiore di infinito, ok? Tutta la potenza termica, diciamo così, che scambia, ecco, per essere un pochino più generali, ovviamente da dove arriva? Dalla superficie di base, giusto? Quindi l'energia termica che attraverso la superficie di base, che è questa qua, questa è l'impronta del gessetto sulla lavagna, va bene? L'energia termica che esce da qua e entra qua, dove va a finire? Nell'ambiente. Quindi se io calcolo l'energia termica che esce da qua, allora automaticamente ho l'energia termica che l'aletta disperde. Perché questo mi dà un vantaggio? Perché il calcolo dell'energia termica, perché per unità di tempo fuoriesce dalla sezione, diciamo così, di base dell'aletta, è immediato. Infatti, questa potenza termica di cui stiamo parlando è data da meno K per A per dt di x. Scusate. Dt di x su dx valutato in x pari a 0, e questo io lo posso calcolare già che conosco il profilo di temperatura, giusto? È chiaro? Avete dubbi? Ok,
E allora la prima cosa che dobbiamo fare è calcolare questo dt di x su dx. Allora, prendendo il profilo di temperatura, questo qua, osserviamo che dt di x su dx è uguale a meno m ts meno t infinito per e alla meno mx, giusto? E ho moltiplicato il secondo membro per ts meno t infinito, dt meno t infinito è dt, quindi ts meno t infinito è una costante, rimane lì la derivata dell'esponenziale meno m e alla meno mx, giusto? E quindi questa è la derivata. Quindi la derivata del profilo di temperatura valutata in x pari a 0 è pari a meno m ts meno t infinito. Molto semplice. Quindi la potenza termica che sto cercando, la scrivo qua, è pari a meno k per a che moltiplica meno m ts meno t infinito, ovvero sia meno per meno fa più k quadro a quadro dentro radice anche assegnato p su k questo m al quadrato, ricordate? Cioè questo qui è radice di hp su k. Quindi portando k all'interno della radice, k quadro a quadro, ottengo che nel caso di aletta infinitamente lunga, il profilo di temperatura è questo che vedete qui e la potenza termica scambiata è uguale a radice di hp k a ts meno t infinito. Ok? E abbiamo tutte e due le informazioni. Posso proseguire? Ok. Allora, a questo punto, alla prima domanda abbiamo risposto, qual è la potenza termica che disperde? La seconda domanda è, ma mettendo l'aletta ottengo un beneficio? Allora, per rispondere a questa domanda, ovviamente devo confrontare il caso di superficie con aletta con il caso di superficie senza aletta. Quindi il rapporto tra la potenza scambiata e la potenza scambiata senza aletta, chiamo Q punto 0, chiamiamola Q punto 0, chiaramente deve essere maggiore di 1, cioè questo qui deve essere più grande di questo qui. La potenza termica scambiata una volta che c'è l'aletta deve essere più grande rispetto alla potenza termica scambiata senza aletta. Allora abbiamo scoperto che la potenza scambiata con l'aletta è hp k di s meno t infinito. Qual è la potenza termica scambiata senza aletta? Beh, è la potenza termica che esce da questa superficie qui, giusto? Cioè è H segnato per l'area della superficie della letta per t con s meno t infinito e tutto questo deve essere maggiore di 1, giusto? State seguendo il ragionamento?
Se è maggiore di 1 vuol dire che mettendo la retta ho un beneficio, sto effettivamente incrementando la potenza elettrica scambiata. Ok? Dalle vostre facce non riesco a interpretare se state capendo oppure no, mi guardate in maniera... non si capisce, state capendo? Allora a questo punto TS meno T infinito e TS meno T infinito li posso semplificare, porto H segnato A all'interno della radice e ottengo che HBKA diviso H segnato al quadrato A al quadrato, quindi questo quadrato si sentiva con questo, questo con questo, deve essere maggiore di 1, o alla fine ottengo che H A K meno di 1 e questo rapporto lo chiamo L, che è una lunghezza, e allora ottengo una condizione ben precisa che si chiama limite di applicabilità della retta, e cioè il numero di BO della retta pari ad H L su K affinché l'applicazione della retta sia conveniente deve essere minore di 1. Che cosa significa dal punto di vista pratico? Allora, se ho un flusso caratterizzato da un H molto elevato, evidentemente posso utilizzare una conducibilità, cioè devo utilizzare una conducibilità con una lunghezza caratteristica tali da portare il punto a valori minori di 1, come pure se H fosse molto basso ovviamente dovrei compensare su L e su K, ma questo mi sembra evidente. Chiaramente però H è un parametro sul quale, diciamo così, non andiamo a regolare più di tanto il funzionamento della retta, ma quello che vogliamo vedere adesso è, in come linea generale, come deve essere fatta dal punto di vista geometrico questa retta e di che materiale deve essere costituita. A questa domanda non risponde direttamente H, ma rispondono L e K. Infatti, per avere BO minore di 1 vuol dire che K, la conducibilità termica del materiale con cui è costituita la retta, deve essere il più elevata possibile. Quindi rame va benissimo, ha un'elevatissima conducibilità termica, abbatte il numero di BO. Ok? Nella pratica però le alette si fanno quasi sempre di alluminio, la conducibilità termica è un pochino più bassa, però si risparmia in termini proprio di spesa, di investimento, e sono più leggere. I sistemi alettati, quelli ancora che richiedono una spesa ancora minore, vengono fatti una aletta in lamiera addirittura. Voglio dire, la scelta del materiale ovviamente dipende dalla particolare applicazione, ma una volta scelto il materiale posso assicurarmi di avere un BO minore di 1 avendo un L molto molto piccolo. Che vuol dire? Che la retta è corta, secondo voi? Questo L qui non è l'L lunghezza della retta, attenzione, non vi confondete, quest'L qui è il rapporto tra l'area e il perimetro, cioè è il rapporto tra, nel caso specifico della retta sezione circolare, è il rapporto tra quest'area qui e questo perimetro qui, giusto? Questo è l'L, quindi noi, per esempio, se vogliamo utilizzare un materiale meno
tra virgolette, nobile, quindi che non ha una conducibilità così elevata come può averla il rame, ma andiamo a utilizzare una lamiera che magari ha una conducibilità abbastanza più bassa, in realtà se abbiamo un L molto piccolo, l'aletta funziona benissimo. Infatti le alette in lamiera, che per esempio sono utilizzate, non so, in alcuni scambiatori, diciamo così, economici, come sono fatte? In questo modo qua. È un foglietto molto sottile, di spessore pari a T e con questa dimensione pari a B, dove l'area è questa qui, piccolissima, perché l'area è B per T e T è molto piccolo, cioè B magari stiamo parlando dell'ordine delle decine di centimetri, ma T è un millimetro se non meno, capite? Molto piccolo. Il perimetro però è due volte B più T, che praticamente, poiché T è molto piccolo, è circa pari a 2B. Quindi l'area è molto più piccola del perimetro e quindi questo L che ha su B è molto piccolo e allora l'utilizzo della aletta è favorevole. Capite? Vuoi ripetere qualcosa? Quindi, affinché l'uso della aletta sia favorevole, dobbiamo fare semplicemente questa verifica: calcolare il numero di bio della aletta e verificare che il numero di bio della aletta sia minore di 1. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, questo vorrebbe dire che l'aletta si comporta come una resistenza, un isolante, un isolamento termico, piuttosto che come un oggetto che favorisce lo scambio tra la superficie di base e l'ambiente circostante. Chiaro? Ok. Adesso che cosa cambia se invece consideriamo il caso di aletta con estremità adiabatica? Vediamo. Allora, teniamo qui il profilo di temperatura e vediamo questo. Vediamo invece il caso di aletta con estremità adiabatica. Allora, in questo caso l'equazione, il profilo di temperatura, voglio dire, è ancora del tipo disegnato di x uguale c1 e alla mx più c2 e alla meno mx, e la condizione che si applica alla base della aletta è ancora la stessa, per cui avremo che c1 più c2 è uguale a ts meno t. Ma la condizione di adiabaticità che applicheremo invece all'estremità della aletta ci dice che dt segnato su dx uguale a dt su dx è uguale a mc1 e alla mx meno mc2 e alla meno mx e dt su dx
valutato in L deve essere pari a 0. Questa è la condizione al contorno. Di conseguenza scriveremo che M C1 E alla MN meno M C2 E alla meno ML deve essere pari a 0. Mettendo insieme questa relazione qui con questa, possiamo determinare C1 e C2. In particolare, dopo aver applicato N, qui possiamo scrivere che C2 è uguale a C1 per E alla 2 ml. E questo perché? Questo è in realtà C2 diviso E alla ml, che è alla meno ml. Col segno meno lo porto dall'altro lato, diventa un segno più, quindi moltiplico per E alla ml, e quindi E alla ml per E alla ml fa E alla 2 ml. Ed è semplice il passaggio, no? Quindi C2 è uguale C1 E alla 2 ml, e questa espressione qui vado a sostituirla qui dentro. La sostituisco qui dentro e ottengo, scrivo qui di lato, che C1 che moltiplica 1 più E alla 2 ml è uguale a PS meno T infinito. Quindi, in conclusione, avremo il valore delle due costanti è C1 uguale PS meno T infinito diviso 1 più E alla 2 ml, mentre C2 è uguale C1 per E alla 2 ml, quindi è E alla 2 ml PS meno T infinito diviso 1 più E alla 2 ml. Divido per numeratore e denominatore per E alla 2 ml, ottenendo PS meno T infinito diviso 1 più E alla meno 2 ml. Quest'uno è questo riso questo. E abbiamo le due costanti, C1 e C2. A questo punto, per rappresentare in maniera, come dire, un po' più compatta questa espressione che rappresenta il profilo di temperatura, facciamo alcune
manipolazioni, diciamo così. In particolare moltiplichiamo questo primo pezzo, numeratore e denominatore, per alla meno ml, ottenendo e alla mx per e alla meno ml diviso e alla meno ml più e alla 2 ml per e alla meno ml, mentre il secondo pezzo moltiplico per e alla ml, ottenendo questo che sto scrivendo, ecco qua. Ora osservate che il denominatore qui è praticamente pari a e alla ml, perché 2 ml meno ml fa e alla ml più e alla meno ml, ma anche questo è pari a e alla ml più e alla meno ml. Quindi tutto può essere scritto in questo modo, e alla ml più e alla meno ml, e sopra abbiamo e alla m x meno l, ok, più e alla meno m x meno l. A questo punto possiamo ricordare che, lo scrivo su quest'altra lavagna, il coseno iperbolico di x è pari a d alla x più e alla meno x diviso 2, mentre il seno iperbolico di x è uguale a d alla x meno e alla meno x diviso 2. Ricordando queste espressioni, osserviamo che il numeratore è due volte il coseno iperbolico di mx meno l, e il denominatore è due volte il coseno iperbolico di ml. Quindi 2 semplifica, ed evidentemente lo scrivo direttamente qui su, il profilo di temperatura cercato, lasciamo questo, lo scriviamo direttamente qua, è pari a coseno iperbolico di n meno l diviso il coseno iperbolico di n l, e questo è il profilo di temperatura cercato. Vedete, trovarlo è stato un pochino più laborioso rispetto al caso precedente. Andando a confrontare il profilo di temperatura nei due casi, nel caso di aletta infinitamente lunga, la soluzione era questa qui. Quindi la temperatura va da t con s verso t infinito e tende a t infinito per x. Nel caso di aletta adiabatica, invece, la funzione, la soluzione è fatta.
questa in questo modo, qualitativamente di S infinito all'estremità della retta che avrà una lunghezza finita che è pari ad L, il valore di temperatura non sarà T infinito, ma sarà un certo valore T, e il profilo di temperatura presenterà pendenza nulla in corrispondenza dell'estremità della retta. Quindi qualitativamente il profilo nel secondo caso è quello che vedete in alto. Determinare la potenza termica e per farlo dobbiamo trovare la derivata del profilo di temperatura e valutarla in zero. La derivata del profilo di temperatura è Ts meno T infinito, sto derivando questa espressione qui, che moltiplica m e alla mx diviso 1 più E alla 2 ml meno M per E alla meno MX diviso 1 più E alla meno 2 ml, e chiaramente valutata in 0 significa che al posto di X metto 0, quindi questi due esponenziali valgono 1. Ok? State seguendo? Di conseguenza qui scriverò ds meno t infinito che moltiplica, apro parentesi, e esattamente come ho fatto prima, moltiplico il primo pezzo, numeratore e denominatore, per e alla meno ml, e sotto ottengo, lo scriviamo direttamente perché l'abbiamo visto prima, e alla ml più e alla meno ml, secondo pezzo lo moltiplico per e alla ml e sottottengo e alla ml più e alla meno ml. Ancora di S infinito sotto diciamo e ml più e alla meno ml, sopra metto in evidenza m meno, quindi metto in evidenza meno m, in maniera più semplice avremo e alla ml meno e alla meno ml. Avete seguito? Ora, questo numeratore qui, guardate in alto, è due volte seno iperbolico di ml, vedete? E alla ml meno e alla meno ml. Il denominatore è due volte coseno iperbolico, 2 e 2 si semplifica, quindi il tutto è pari a meno m di s meno infinito per la tangente iperbolica di ml. Quindi questa potenza termica ceduta quant'è? Lo scrivo qua. Potenza termica ceduta è uguale a meno kA del T su dx valutata in 0, cioè meno kA meno m fa più, quindi m k
kappa a tangente iperbolica ml ts meno t infinito, portando kA all'interno dell'espressione di m è tutto uguale a radice di hp su kA per k quadro a quadro, quindi il quadrato sparisce con il kA che sono sotto, per tangente iperbolica di ml ts meno t. Ed ecco l'espressione cercata. Che sostanzialmente è uguale a quella che abbiamo trovato per la letta infinitamente lunga, tranne che è presente la tangente iperbolica di ml. Ok? Questa tangente iperbolica di ml però ci dà un'informazione molto importante. Infatti, voi sapete com'è l'andamento della tangente iperbolica? Allora, se volessi rappresentare la tangente iperbolica di ml, questa qualitativamente sarebbe fatta così. Di 2 è circa 0,96. La tangente iperbolica di 2,65, fate il calcolo con la vostra calcolatrice, è 0,99. 0,99,00 e altre cose. Ok? Perché vi dico questo? Perché evidentemente se ml sono piccoli, cioè ml è piccolo, la tangente iperbolica pure lei ha l'effetto di diminuire la potenza termica scambiata dalla letta verso l'ambiente. La potenza termica scambiata massima, cioè la potenza termica massima che questa letta può scambiare, la ottengo teoricamente per ml tendente a infinito. Infatti, quando ml tende a infinito, la tangente iperbolica tende a 1. Ok? E infatti, questa tende a 1 quando l tende a infinito e ricado in quest'altra situazione qui. Giusto? Ma allora questo significa che io che costruisco una letta devo sempre fare delle lette enormi, lunghissime, con un enorme dispendio in termini di materiali e altri problemi di tipo tecnico, giusto? Nella realtà non è così, le lette mica sono tutte infinitamente lunghe. Ma allora come si determina questa lunghezza di una letta? Allora la tangente iperbolica ci dà un criterio. Il criterio è, dal momento che quando ml vale 2,65 la tangente iperbolica è 0,99, vuol dire che se mi metto nelle condizioni in cui ml è di almeno 2,65, sto scambiando almeno il 99% della potenza massima che posso scambiare con quella letta. E mi sta bene. Ulteriori incrementi
sono poco significativi in termini di potenza termica scambiata. Allora, il criterio è ML uguale 0, scusate, 2.65, e quindi L è 2,65 diviso M. Ricordatevi che dentro M non c'è la lunghezza della lettera, ci sta H, il perimetro, la conducibilità termica e l'area della sezione normale. Però chiaramente M concorre a determinare il valore di L. Quindi con questo criterio dico va bene, oltre questo valore inutile andare. E stabilisco quant'è la lunghezza per me ottimale, diciamo così, della letta. Ecco qui, vi ho riportato su questa slide, oltre alla soluzione che avete appena visto, i valori x tangente iperbolica di x, vedete da 3, 0 più 3, ed ecco il 2,65, 0, 9, 9, 0, vedete? 2,65 di cui vi parlavo, ok? Il passo successivo è vedere l'ultima condizione al contorno, quella più complicata, però vi do una buona notizia, non ci mettiamo adesso a fare i passaggi anche per l'ultima condizione al contorno, va bene? Perché abbiamo capito che bisogna ogni volta aumentare, come dire, il livello di passaggio e manipolazioni matematiche. Nel caso di aletta con estremità che disperde calore per convezione con un coefficiente H con L, il profilo, vedete, è questo qui. Chi ha questi termini in più rispetto al caso precedente? Questo qui e questo qua, vedete? Mentre la potenza termica scambiata è data da questa espressione che ha questi due termini in più. Se non ci fossero seno iperbolico su coseno iperbolico e tangente iperbolica, quindi otterrei di nuovo l'espressione di prima. Quindi a meno dei vari passaggi matematici che abbiamo detto omettiamo, se volete potete farli, ma non so quanta utilità possa avere per voi, è chiaro che a questo punto, come vi dicevo prima, la condizione al contorno del terzo tipo contiene le altre due. Infatti il profilo ottenuto nel caso di condizione al contorno del terzo tipo diventa, nel caso di H con L pendente a 0, il profilo della letta con estremità adiabatica, perché H con L è 0 scompaiono questi due pezzi e otteniamo questo. Nel caso di L tendente a infinito otteniamo questo. Quindi sono, diciamo così, una semplificazione del profilo più complesso, quello con estremità che disperde calore. Bene? Allora io direi che per oggi ci fermiamo. Domani, il programma di domani è completare la trattazione delle alette, vedremo l'efficienza delle alette e come trattare le pareti alettate. Non so se questa attività ci impegnerà tutte e tre le ore oppure no, nel caso in cui, perché faremo anche un'esercitazione chiaramente, nel caso in cui ci dovesse rimanere un po' di tempo, iniziamo ad affrontare le differenze finite, che invece sono un argomento un po' più corposo che ci porterà via un po' più di tempo tra teoria ed esercitazioni. Va bene? Ok, ci vediamo domani. Grazie, buona serata.